Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti a questo speciale dedicato ai videogiochi in uscita durante il mese di settembre. Finalmente il mese di settembre è arrivato e porta con sé tantissime nuove uscite e giochi attesissimi. Tra questi ultimi c'è sicuramente Destiny, il nuovo sparatutto di Bungie che debutterà il 9 ottobre su Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 e PlayStation 4. Il titolo è già molto popolare tra i videogiocatori e, come tutti ben saprete, ci porterà all'interno di un mondo di gioco che unisce le meccaniche tipiche degli FPS con quelli degli MMO. Naturalmente non mancheranno anche avvincenti battaglie in PvP. Destiny è ambientato in un futuro lontano, dopo la cosiddetta età dell'oro, periodo in cui la razza umana ha raggiunto il suo massimo sviluppo, con viaggi interstellari che hanno permesso di andare alla scoperta di diversi pianeti. Le guerre e le catastrofi naturali hanno costretto i sopravvissuti a rifugiarsi nella cosiddetta torre, un luogo sicuro e sorvegliato dalla misteriosa navicella chiamata il Viaggiatore. Noi vestiremo i panni di un guardiano e il nostro obiettivo sarà quello di combattere contro misteriosi alieni e diverse creature per cercare di riconquistare i territori persi dall'umanità. Altro imperdibile titolo per tutti gli amanti del calcio è FIFA 15, il nuovo capitolo della serie di EA Sports che debutterà il 25 settembre su tutte le piattaforme. FIFA 15 porterà diverse novità, prima fra tutte la possibilità data ai giocatori di scegliere tra tutti i 20 gli stadi del campionato britannico per la prima volta. Questi stadi sono stati riprodotti in modo assolutamente realistico. Altra importante novità è la cosiddetta Goal Line Technology, sistema sperimentato durante gli ultimi mondiali che permette di stabilire la validità di un gol. Il gioco mostrerà un vero e proprio replay televisivo per vedere se la palla è entrata in rete oppure no. FIFA 15 sfrutterà ovviamente la potenza delle attuali console di Sony e Microsoft, offrendo ai giocatori un grande realismo. Vi ricordiamo che la popolare modalità Pro Club non sarà presente sulle piattaforme all gen, ma solamente su PC, Xbox One e PlayStation 4. A partire dal 2 settembre i possessori di PlayStation Vita potranno acquistare Don't Starve Giant Edition, titolo già disponibile da alcuni mesi su PlayStation 4. Il gioco è molto famoso e, come saprete, i giocatori vestiranno i panni del dottor Wilson, catapultato in un open world dove dovrà cercare di sopravvivere senza morire di fame, essere ucciso dai nemici oppure impazzire. Sempre dal 2 settembre sarà disponibile su Xbox One solamente in formato digitale Dance Central Spotlight, il nuovo capitolo della celebre serie di giochi musicali inaugurata con Xbox 360 e Kinect. Il 4 settembre è la volta di un altro attesissimo titolo. Stiamo parlando di The Sims 4, che debutterà su PC e Mac. Il quarto capitolo della celebre serie aggiungerà oggetti e strumenti di editor inediti e donerà ai personaggi un'intelligenza artificiale mai vista prima. I miglioramenti e le aggiunte hanno portato il team di sviluppo a scendere a compromessi. Alcuni elementi dei capitoli precedenti sono stati tagliati fuori, come ad esempio le piscine. Il 5 settembre arriverà finalmente su PC Dead Rising 3, titolo uscito lo scorso novembre su Xbox One. La versione PC prenderà il nome di Apocalypse Edition e conterrà al suo interno tutti i 4 DLC della serie Untold Stories of Los Perdidos. Gli amanti del survival horror, sempre lo stesso giorno e sempre su PC, potranno contare anche su Stronghold Crusader 2, il gioco strategico targato Firefly Studios. Il 5 settembre è anche la volta di Warriors Orochi 3 Ultimate, che vedrà il suo debutto su PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, ennesimo capitolo picchiaduro basato sul noto manga, debutterà invece l'11 settembre su Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Il 18 settembre i possessori di una console di casa Sony, ovvero PlayStation Vita, PlayStation 3 e PlayStation 4, potranno contare anche su Natural Doctrine, il nuovo gioco di ruolo di Kadokawa Games. Natural Doctrine sfrutterà i combattimenti a turni, ma la sua particolarità sta nell'interessante soluzione pensata dagli sviluppatori per la mappa 3D. Infatti potrete scegliere fra due tipi di inquadratura, quella classica dall'alto oppure quella appena sopra la spalla del personaggio, in modo da poter valutare meglio la strategia da mettere in atto. Lo stesso giorno su PlayStation Vita uscirà un altro gioco di ruolo giapponese, Danganronpa 2 Goodbye Despair, mentre su Nintendo 3DS avremo il picchiaduro Tenkai Knights Brave Battle.
Il 18 settembre sarà anche la volta di Disney Infinity Marvel Super Heroes 2.0, che debutterà su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC e Wii U. Il titolo non si discosta particolarmente dai suoi predecessori, ma aggiunge la modalità scatola dei giochi, che permette di creare e condividere più facilmente i minigiochi. Il 19 settembre su PlayStation 3 arriverà il gioco di ruolo giapponese Fairy Fencer F e su Wii U l'attesissimo Hyrule Warriors. Quest'ultimo è un titolo piuttosto particolare, infatti porta i personaggi della saga The Legend of Zelda all'interno delle meccaniche di gioco tipiche di Dynasty Warriors. Il mese si concluderà con Forza Horizon 2 e Sherlock Holmes Crimine e Punizioni, entrambi in uscita il 30 settembre. Il primo lo troveremo in esclusiva su Xbox 360 e Xbox One e, come tutti saprete, si tratta di un racing game. Gli sviluppatori promettono un'esperienza divertente e appagante in una sorta di immenso parco giochi, dando una totale libertà al giocatore. Sherlock Holmes Crimine e Punizioni sarà disponibile su Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 e PC e ci porterà a vestire ovviamente i panni del noto investigatore. Si tratta di un adventure game nel quale i giocatori dovranno stare attenti anche al minimo dettaglio, in modo da riuscire a risolvere i complicati puzzle. Anche le nostre scelte morali influenzeranno tutta la storyline, che può concludersi in 9 diversi modi. Per questo breve speciale è tutto, grazie per essere stati con noi e vi aspettiamo sulle nostre pagine di games.hdblog.it.